Buongiorno a tutti, vecchi cuori bianconeri. Prima parte di questo video è per forza di cosa dedicato a quello che è accaduto ieri sera a Dublino, perché io non pensavo nemmeno che l'Atalanta la potesse vincere questa Europa League contro questo Bayer Leverkusen. Ammetto le mie colpe, ammetto la mia ignoranza, eppure l'Atalanta mi ha dato una bella lezione, mi ha insegnato che veramente tra Coppa Italia e finale di Europa League. Quelli che pensi che possano essere i favoriti, anche super favoriti o super sfavoriti, alla fine non serve niente. Perché io immaginavo che l'Atalanta potesse vincere la Coppa Italia e non l'Europa League. È andata esattamente al contrario, così come io mi aspetto che il Real possa vincere la Champions. Spero che per il Borussia Dortmund possa esserci quella piccola, piccolissima speranza legata al pronostico che non conta assolutamente niente. Il favore del pronostico è assolutamente qualcosa di completamente scollegato rispetto a quello che poi è il risultato di una partita. Da ieri sera Gasperini ha aggiunto non solo un trofeo alla sua bacheca, che fino a quel momento era vuota da quando ha iniziato ad allenare in maniera veramente seria come professione, dal punto di vista del calcio professionistico, non dei settori giovanili, ma aggiunge un trofeo addirittura internazionale. E già questo sarebbe super. Dal mio punto di vista, eppure esagera. Esagera perché non solo aggiunge il primo trofeo internazionale, lo fa in una finale di ex Coppa UEFA o Europa League, dato che questo è il nuovo nome ufficiale, contro una squadra che sembrava imbattibile. E invece Xabi Alonso torna a casa con la coda tra le gambe e non lo fa in maniera combattuta, in maniera striminzita, con un 1-0 magari dopo una partita equilibrata, fa con un 3-0 rotondo, significativo, importante, determinante, e lo fa con quel giocatore che secondo me si meritava una copertina di questo tipo, che è Ademola Lookman. Io sono grande fan di Lookman, sin da quando l'anno scorso ci fece impazzire in casa in quel 3-3. E mi sono proprio detto, cavolo, questo è un giocatore veramente importante, che ho seguito con particolare attenzione quest'anno perché ce l'avevo al Fantacalcio. E qualche settimana fa, a doppio passo, su Babbo TV Channel, tra l'altro anche oggi andiamo in onda alle 14 e parleremo tantissimo di questa finale europea dell'Atalanta, perché merita discussione, merita ragionamento, merita approfondimenti, anche tattici e magari che nemmeno io sono in grado di darvi, quindi io sono assolutamente l'ultimo degli ultimi di fronte ai tanti esperti che abbiamo a doppio passo, quindi vi invito alle 14 su Twitch per discutere di questa cosa qui. Ma qualche settimana fa avevo detto, ragazzi, solitamente quando parliamo dell'Atalanta mettiamo De Ketelaere, perché è scoppiato, la rivelazione, l'anno scorso male, quest'anno bene. Cobb Mainers, perché è il giocatore che ha più mercato, che potrebbe arrivare alla Juventus, eccetera, eccetera. Scamacca, perché è esploso, perché è un giocatore che in questa stagione con Gasperini, eccetera, eccetera. Addirittura Ederson, Scalvini, che sono giocatori importantissimi, giocatori che stanno crescendo tanto. Ederson, per me, centrocampista sottovalutatissimo, dovesse arrivare davvero la Juve Ederson, dato che è uno dei nomi che si fa, sarei veramente molto molto contento. Però dicevo, di Lookman non si parla mai, cioè davvero di Lookman si fatica a trovare quelle prime pagine, quelle copertine da dire quello è un giocatore forte, un giocatore molto sottovalutato che secondo me è molto molto importante nell'egemonia dell'Atalanta. Ecco, da lì a una tripletta questo Bayer Leverkusen in finale di Europa League ce ne passa tanto. Nemmeno io avrei mai immaginato un epilogo del genere. Nemmeno io, che sono un grande fan di Lookman, avrei potuto immaginare due gol in 26 minuti più la tripletta. E che tripletta, perché ha veramente fatto un gol, uno più bello dell'altro, uno di intelligenza tattica, uno di tecnica, uno di velocità. Cioè, ha fatto veramente tre gol da giocatore troppo forte. Troppo forte. E quel Gasperini lì, che per tutta la vita ha avuto l'etichetta di quello che non vinceva mai, si prende una rivincita incredibile. Veramente una rivincita di quelle che faranno rumore e sono destinate a far rumore anche in un discorso legato al calciomercato, perché poi questa potrebbe essere stata la penultima partita di Gasperini con l'Atalanta, anzi la terz'ultima, dato che c'è un recupero con la Fiorentina. Fiorentina che dovrà mercoledì prossimo vedere se riuscirà a conquistare anche lei una Coppa Europea, ma per
potrebbe essere una delle ultime, ecco, diciamo così, partite di Gasperini in Atalanta. Dopo questi 8, mi pare, anni e questo finale veramente in crescendo, Gasperini potrebbe scegliere di lasciare Bergamo. Anche ieri sera, con un esempio non proprio dei migliori legato a famiglia, donne, figli, ha fatto capire che c'è qualcuno che lo sta un po' corteggiando. Sembra essere il Napoli, poi vedremo se sarà davvero il Napoli di Aurelio De Laurentiis, però Gasperini ha fatto, io credo, il massimo possibile, oltre ogni più rosea aspettativa, contro l'Atalanta dal punto di vista della crescita, dal punto di vista della continuità, dal punto di vista economico, finanziario, quindi la rivendita, dal punto di vista dei risultati, quindi qualificazioni europee, dal punto di vista anche dei trofei, una vittoria in Europa League. Io credo che più di così Gasperini con l'Atalanta non potesse fare, ma in generale nessuno potesse fare più di così con l'Atalanta. Sarebbe il modo migliore per salutare una piazza come Bergamo e rilanciarsi all'interno di un'altra squadra che ha bisogno in questo momento di Gasperini. Quindi tanta tanta roba. Lookman anche contro di noi in finale di Coppa Italia era stato un giocatore impattante, un giocatore che aveva fatto vedere determinate cose, uno dei più pericolosi. Anche il palo che ha preso è stato il pericolo più grande dell'Atalanta. Ieri sera si è tolto tanti sassoni dalla scarpa, dopo questa stagione qua direi che anche il nome di Lookman potrà finalmente essere messo in copertina e non solo in secondo piano. E poi, lasciando da parte un po' l'Atalanta e concentrandoci invece su quella che è la nostra Juve, ecco, ieri io vi ho portato un video che si intitolava Thiago Motta si sta avvicinando velocemente alla Juventus. Carico il video, dopo 2 minuti apro X, Twitter, vado a vedermi un po' di aggiornamenti, di novità, e lì tutti i maggiori esperti di calciomercato, Agresti, Pedulla, Romano, cioè veramente c'è stata un Conterio anche ha recuperato un vecchio post in cui parlava di Thiago Motta, cioè c'è stata veramente una ripresa, una twittata generale da parte di questi esperti di calciomercato, comunque giornalisti vicini alla Juventus, che davano veramente per fatto Thiago Motta, Clessidre sta arrivando, eccetera eccetera eccetera. Quindi c'è stata un'ulteriore accelerata ieri sera. Questo dovrebbe essere il giorno in cui Thiago Motta va a comunicare alla dirigenza del Bologna l'intenzione di andare via. Un po' il segreto di Pulcinella, diciamo la verità, tant'è che oggi non c'è la conferenza stampa di Motta. Ieri al centro di allenamento del Bologna è stato esposto questo striscione in cui i tifosi ringraziano Thiago. L'hanno un po' annusata tutti. Hanno però riportato, in particolar modo Fabrizio Romano, questo pezzettino legato al contratto di Thiago Motta, che potrebbe essere davvero un triennale, non un biennale con opzione per il terzo, potrebbe, poi vediamo, ma quello che mi lascia un po' stupito è la cifra del contratto, perché si parla di poco meno di 5 milioni di euro. Ora, fermo restando che per me 5 milioni di euro è una cifra importante, perché è una cifra importante, credo anche superiore rispetto a quella che guadagna Simone Inzaghi. Adesso non so esattamente quali sono gli stipendi al momento degli allenatori in Serie A dopo gli esoneri di Allegri, Mourinho, eccetera eccetera. Però secondo me con 5 sei uno dei più pagati, se non il più pagato, siamo lì intorno, magari a 4,5. Si era partiti da un ingaggio chiacchierato di Thiago Motta intorno ai 3,5 milioni più bonus, magari 1 milione, 1,5 milioni, ad arrivare appunto a quei 5, ma con una parte composta da bonus che devi centrare. Ad esempio, se vinci lo scudetto ci sta che ti becchi 5 milioni, se arrivi in semifinale di Champions ci sta che ti becchi 5 milioni. Ecco, se inizi ad articolare questi obiettivi importanti, e poi magari che ne so, 200.000 euro in più se vince la Coppa Italia, 300.000 euro in più se superi il girone di Champions, 500.000 euro in più se arrivi in finale di Champions, 1 milione in più se vinci lo scudetto, magari è un contratto articolato in questo modo, che per me sarebbe meraviglioso. Questo sarebbe assolutamente la cosa giusta da fare, perché 5 milioni o comunque l'intorno, poi vedremo quali saranno le cifre ufficiali, per un allenatore come Thiago Motta sono soldi importanti, perché ripeto, poi bisogna fare la valutazione legata alla Lega in cui allena, ma anche al mercato, perché metti che Thiago Motta era stato cercato da Juve, Milan, PSG, che ne so, facciamo per finta, anche se il PSG non penso che stia cercando un allenatore, però facciamo finta che, o solo Juve, Milan. Il Milan mi dà 3 milioni, la Juve mi arriva a 5 con i bonus, io posso essere stato bene a Milano, può piacermi magari di più la squadra del Milan, però Thiago Motta poi va anche a prendere in considerazione queste cose qui. Quindi io credo che la Juve da questo punto di vista sia molto più avanti rispetto anche alle competitors italiane, tant'è che, ripeto, lo stesso Simone Inzaghi, che sta facendo molto bene all'Inter in questi 3 anni, secondo me quando è arrivato all'Inter guadagnava meno e poi
ha iniziato a guadagnare un po' di più col tempo. Correggetemi se sbaglio, magari qui sotto nei commenti, lato Inter non è che sia proprio così informato, ma credo che con 5 si sia Thiago Motta andrà poi a essere uno di quelli che guadagnerà di più in Italia. Ecco, quindi questo mi stupisce un po' dal punto di vista della cifra. È un tecnico che sta facendo vedere ottime cose. Diciamo che non vorrei scottarmi troppo come è stato nel passato, con degli ingaggi importanti, imponenti per la Juventus, che hanno poi anche limitato scelte successive. È ovvio che se un biennale con opzione per il terzo ci sta, perché dici, gli do un anno di tempo di ambientarsi e di arrivare lì ad essere già competitivo dal primo anno, ma non gli si richiede subito di vincere. Dal secondo anno, anche perché poi si va a giocare la conferma per il terzo, deve dimostrare qualcosa. Sono cifre di un certo livello, maggior ragione per quello che è oggi l'idea della Juventus legata all'ambiente finanziario, però sono forse anche cifre che la Juventus ha ritenuto corrette e giuste per Thiago Motta. Una cosa voglio dire, credo che questa sia la prima volta in cui la Juventus dice cambio l'allenatore ma prendo quello là. Ed è la prima volta da Antonio Conte che la Juventus dice benissimo, il mio piano è Thiago Motta, vado su Thiago Motta. Perché quando si cambia da Conte ad Allegri è stata una corsa, Conte si dimette, Allegri libero, è già iniziata la stagione, prendiamo Allegri. Quando si decide di cambiare Allegri, io non ci credo mai che l'opzione A nel piano A fosse Maurizio Sarri, non ci credo mai. Poi magari sbaglio, ma non ci credo mai. Quando si decide di cambiare Sarri, c'era la pandemia, l'emergenza, eccetera, si prende Pirlo anche un po' scommettendo. Quando si cambia Pirlo e si riprende Allegri non lo si fa ma perché il presidente dice va bene, l'altra volta me l'avete fatto mandare via, non ero d'accordo, adesso decido io, lo riprendo. Quindi quando quest'anno invece si decide di cambiare Allegri, si dice si cambia Allegri per andare su Thiago Motta, quello è il piano A e la Juventus porta a casa il piano A. È una cosa importante questa, dal punto di vista di progettazione, dal punto di vista della fiducia che si può avere nel nome di Thiago Motta, perché è stato scelto dal progetto sportivo, quindi dal direttore sportivo, quindi da Giuntoli, che ha tutto in mano. Questa è una notizia molto positiva per la Juventus. Non facciamola passare in secondo piano e anzi cerchiamo di aspettare questa ufficialità di Thiago Motta, che potrebbe arrivare a ore, a giorni. Comunque l'ufficialità della separazione dal Bologna potrebbe arrivare molto presto, magari faranno passare quest'ultima partita e poi daranno l'annuncio, però ormai ci siamo, Thiago Motta si sta muovendo sempre più velocemente in direzione Torino e la Juve è contenta della scelta che ha fatto, nell'allenatore che ha individuato ormai mesi fa, e questo sicuramente è qualcosa di positivo per tutta la piazza. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima.